obiettivo ambizioso diventare capitale della cultura, anche perché penso che ci sarà una gara molto combattuta, perché ci sono altre città di grande valore artistico e culturale che competono per avere questo riconoscimento. Tuttavia penso che Lecce possa ambire a diventare capitale della cultura. Lo è già una piccola capitale della cultura, è la capitale del barocco, è la capitale dell'ex Terra d'Otranto, è il capoluogo del Salento. E ancora si può dire che è la terza capitale dell'ex regno delle due Sicilie, no? E fino a 200 anni fa era la seconda città più popolosa del regno di Napoli, intendo quello peninsulare, ad eccezione di Palermo e Catania. Quindi ancora ora per persone della provincia di Taranto, di Brindisi e naturalmente tutta la provincia di Lecce, Lecce è il centro. Nonostante abbia solo 100.000 abitanti, ha una mentalità cittadina e poi il fatto che sia qui al limes del mondo occidentale e sia un po' un avamposto del mondo occidentale, un avamposto è brutto, perché anche si percepisce molto nella nostra terra, nel Terra d'Otranto, questo incontro fra Occidente e Oriente. È un sud che mi corrisponde molto, scusate se uso il pronome personale anche, però è appunto una mia opinione. È un sud che io amo molto, prima di tutto per motivi poco razionali e molto passionali, perché sono di qua. Mi piace questo essere accoglienti e discreti allo stesso tempo. Non c'è quella muina che ci può essere da altre parti. C'è una certa eleganza nell'accoglienza che spero venga mantenuta anche in futuro. C'è una raffinatezza di modi, c'è una dolcezza di lingua. C'è chi parla del leccese come di un siciliano dolce. E secondo me è una definizione molto azzeccata della lingua leccese. Noi siamo allo stesso tempo orgogliosi del nostro italiano, che pare che sia un buon italiano, eccetto il mio, e anche del nostro dialetto. Quindi Lecce mi ricordo un po' il Veneto, dove le classi colte, gli intellettuali, i ricchi borghesi, fino a poco tempo fa anche gli aristocratici, non si vergognavano, non si scurnavano di parlare il dialetto. Qui stiamo in Italia e siamo italiani, ma siamo anche in Grecia. Siamo al nord, ma siamo anche al sud, siamo occidentali ma anche orientali. Fino a pochi secoli fa il rito latino conviveva con quello greco. I preti vengono chiamati ancora papa da noi in certi paesi. Papa Antonio, Papa Andreo e poi oppure alcuni li chiamo Don Andrea, Don Antonio. Però mi piace moltissimo questa cosa qua. Per dire carino si dice caleddo, da calos. Questa è una caratteristica in generale molto italiana, ma qui è molto mantenuta, c'è una forte identità vissuta naturalmente, non c'è questa volgarità che possono avere certe prese di posizione identitarie, artificiali, come sappiamo succede in certi posti del nord. Io faccio i migliori auguri alla città di Lecce, che non è la mia città, ma è la mia città, nel senso io non sono leccese, io sono un poppito, come dici TV, poppito vuol dire abitante oltre le mura, post oppidum, io sono del Capo di Leuca, però Lecce è comunque la nostra capitale. Io per ridere dico sempre a tutti i miei amici: dove stai? Nella capitale? Anzi, con alcuni amici chiamo il Salento la Terra Santa. Dove stai? In Terra Santa?
Betlemme diventa Maglie, Gerusalemme, Lecce, Nazareth, Tricase, così per ridere. È un po' blasfemo, però lo dico anche con amici preti. Quindi faccio i migliori in bocca al lupo alla città di Lecce, al Lusinnago, Perrone, a tutti i leccesi. E che Lecce possa diventare capitale della cultura europea, capitale dell'educazione, capitale della gentilezza, della cortesia e dell'accoglienza. E come diceva Don Tonino, che è qua di fronte, che questa nostra terra di Puglia, terra del Salento, diventi veramente un'arca di pace. Amen.